sembra che Heidi sia finita nello Squid Game più strano di sempre. È l'unica giocatrice che non è uno zombie. Almeno ho buone possibilità di vincere. Gli zombie non sono molto bravi nei giochi e in tutto il resto, tranne che nella caccia di cervelli. Vi aspetta un sacco di divertimento. Benvenuto nello Squid Game per zombie. Heidi era nel mezzo dell'apocalisse zombie quando uno strano fumo ha iniziato a soffiare. Se la guardia non avesse dimenticato i biscotti nel forno, avrebbe rischiato di essere mangiata. Ma invece è finita nei giochi con questi due. Ivy non aveva mai visto degli zombie prima. Tra l'altro loro conoscono già Squid Game. Ci giocavano ai tempi dell'antico Egitto. Il faraone lo amava così tanto che aveva organizzato un gioco speciale per le mummie. Non c'è da stupirsi che agli zombie piaccia così tanto. Ma questo non aiuta Ivy. Lei non è uno zombie. Agli zombie piace passare il tempo insieme, ma probabilmente perché non possono annusarsi a vicenda. Ivy può annusarli però, quindi vuole aiutare i suoi amici con il loro alito. Se siamo bloccati insieme, forse posso insegnarti una cosa o due. E dovremo iniziare con l'igiene personale. È difficile insegnare nuovi trucchi ad un vecchio zombie. Ivy deve essere paziente. Ciò che è pericoloso per gli umani è divertente per gli zombie. Gli zombie amano l'elettricità e tutto grazie alla loro celebrità, ossia il mostro di Frankenstein che ha iniziato lui questa moda. Se lo chiedi ad uno zombie probabilmente direbbe che nel linguaggio degli zombie significa ci piace. Potrebbero giocare con l'elettricità per giorni e giorni. Li fa sentire vivi. Ma è costoso per le guardie, dato che sono loro a pagare la bolletta della luce. Beh, ovviamente. I giocatori non hanno mica soldi. Le guardie dovrebbero mettere la sedia elettrica da qualche altra parte. Gli zombie non vogliono abbandonare il loro hobby. Ivy trae la sua energia dal caffè. Ed è sempre più facile se gli zombie non sono nelle vicinanze. Ma Joy ha ancora dei sentimenti e probabilmente vorrebbe flirtare con lei. Solo che Ivy non è abituata a qualcuno che gira il caffè con un dito. Ivy è scioccata, impressionata. Giocare con uno zombie è facile. Ok. Anche se sembra che possano vincere, probabilmente non conoscono le regole. Gli zombie non sono esattamente intelligenti, ma sono piuttosto divertenti. Sputare denti in quel modo è disgustoso. Di sicuro è questo il motivo per cui lo Zombie Squid Game è tanto popolare. Anche se all'inizio era difficile, Ivy ha iniziato ad andare d'accordo con gli zombie. Metti questi tre in uniforme rossa e sarà impossibile dire chi è Ivy. Tu puoi riconoscerla. Scrivi la risposta nei commenti qui sotto. Vediamo chi è più attento. I ragazzi non vogliono lasciare in pace Ivy. Sì, anche i ragazzi zombie. Ivy non riesce mai a fare una pausa. Ovunque vada, loro la seguono. Perfino nei suoi sogni, gli zombie sono ossessionati da lei e si arrabbiano se lei li ignora. Il cibo per la gente comune è immangiabile per gli zombie. Loro mangiano solo cervelli. Per evitare che i suoi amici abbiano fame, Ivy dovrà farci venire in mente qualcosa. Decide di trasformare il cibo umano rendendolo perfetto per loro. Nessuno zombie potrebbe dire di no a questi deliziosi bulbi oculari. E adesso vogliono tutti il secondo. Chi l'ha detto che gli zombie non possono innamorarsi? È ridicolo! Uno zombie ha perso la testa per la bambola zombie!
Poi il lavoro li separa. Non potranno stare insieme. Come puoi fare quando sei costantemente affamato? Questi giocatori unici hanno bisogno di guardie uniche, che non saranno così facili da mangiare. Queste guardie sono in realtà scheletri. Gli zombie non vorranno mangiarli. Le loro teste sono calve e vuote. Ivy non riesce ancora ad abituarsi a frequentare gli zombie, ma in realtà sta iniziando a godere della loro compagnia. Giocare con loro non è facile, però è interessante, perché non sai mai come andrà a finire. Gli zombie rendono Squid Game molto imprevedibile. Non tutte le guardie sanno come trattare gli zombie. Quando gli scheletri vanno in pausa, solo le guardie più esperte potranno avere a che fare con loro. Conoscono tanti modi per rimanere in vita. Gli zombie sono facili da ingannare, ma difficili da nutrire. Sono sempre affamati di cervelli. Ivy non prende mai scorciatoie. Preferisce fare le cose nel modo più difficile. In questo momento sta cercando di insegnare agli zombie come ballare, ma non sembra stia avendo molto successo. Loro non sono esattamente flessibili, ma Ivy non si arrende. La gente pensa che gli zombie siano stupidi, ma non lo sono affatto, sono solo pigri. E vogliono preservare il loro cervello. Ma a volte possono davvero essere intelligenti. Non intendono sacrificare solo un occhio, sacrificheranno tutto il loro corpo. Non giudicarli. È molto facile fare delle critiche. Ma se sei amico di uno zombie, devi essere incoraggiante. Forse non vinceranno mai questo gioco, ma almeno avranno dei nuovi amici. È facile risolvere una discussione tra due zombie. Dai un'occhiata a questo trucchetto. Se due zombie stanno litigando, mostragli un cervello e si dimenticheranno di tutto. Gli zombie trovano divertente quando gli umani pensano di sapere tutto su di loro. Essere uno zombie è molto più di questo. Ivy lo imparerà presto. Non appena i suoi amici le insegneranno tutto sul linguaggio del corpo. Se sei scontroso, tira fuori le braccia e scuoti la testa. Se vedi cervelli, tira fuori le braccia e scuoti la testa. E mi raccomando, i suoni, se vuoi che gli zombie ti capiscano. Tutti gli zombie vorrebbero riempire il vuoto nel loro cuore, ma sfortunatamente, umani e zombie non sono fatti per stare insieme. Ecco perché molti zombie soffrono di amore non corrisposto. Ivy non vuole regali come questo e non vuole un fidanzato che sia uno zombie. Gli zombie sono romantici. È un errore generalizzare. Questo zombie lo è. E anche il suo amico lo è. Entrambi vogliono scrivere un biglietto d'amore a Ivy. Roba impressionante. Ma Ivy non ne è entusiasta. È davvero spaventata e inizia a cercare di spegnere il fuoco. Ora che i giochi sono finiti, il nostro coraggioso trio si aggiudica il premio finale. Dovrebbe andare a Ivy, visto che è stata l'unica a giocare davvero. Uno dei premi è un cervello di balena. Ma Ivy non lo vuole. Quindi il frontman dovrà pensare a un premio diverso. Come una pozione che può riportare in vita uno zombie. Deve fare una scelta. Aiutiamola! Commenta qui sotto che pensi che Ivy dovrebbe riportare in vita. L'immortalità ha i suoi lati negativi. Per esempio, i vampiri non si vedono negli specchi, quindi questo rende piuttosto difficile truccarsi. Ma se hai qualcuno con te, non è un grosso problema.
E se il tuo trucco non è venuto bene, ci penserà lo stylist dei vampiri. Ora hai un aspetto letale, mio dolce pipistrello. Se invece sei un semplice mortale, allora la tua vita è molto banale. Un messaggio dalla mia ragazza. Mi sta invitando alla cena di compleanno di suo padre. Oh, ecco l'invito ufficiale. È un po' insolito. Vediamo che c'è qui dentro. Wow, lo hanno legato davvero bene. Conosco l'ora e il posto, sono pronto. Lord Vitor è pieno di aspettative. Si sta godendo un drink. Cameriere? Il suo set per il trucco, mistessa? Gli artigli di un vampiro dovrebbero essere sempre perfetti. Affilati come coltelli. Un attimo, dammela a me. Anche avere denti affilati è fondamentale per un vampiro. Il mio dolce pipistrello. Il nostro ospite è qui. Il nostro dolce e succulento ospite, anche se Jenny credo abbia dei piani diversi per lui. Mangiamo! C'è un errore sulla torta. I vampiri festeggiano dalla loro morte. Questa festa è davvero molto tetra. E l'ospite umano si sente un po' a disagio. È troppo buio qui per Tony. Così decide di far filtrare un po' di luce naturale. Oh, Tony, se solo sapessi quanto è sensibile la pelle dei tuoi ospiti. Ma che problemi hanno? Il cameriere dovrà salvare la situazione come al solito. Tubano come due pipistrelli. Mentre Miss Gloom serve del cibo all'ospite, Tony ha davvero fame. Ed è davvero maleducato. Carne con aglio. Tony ama l'aglio. I gusti dei mortali sono a dir poco bizzarri. La festa non è ancora finita. Ma Tony è così maldestro. Anche se è davvero appetitoso, così condito. E quell'odore? Ha già l'acquolina in bocca. È ora di bere? Oh no, no, Tony! Quello non berlo! Va tutto bene, tesoro, è solo succo di pomodoro. È perfetto servito con la carne. Tony ha portato un dono per Lord Vitor. Un proiettile d'argento è un cimelio di famiglia. Il signore dei vampiri è stupito da questo regalo. Ti è caduto? Lascia che ti aiuti a rimetterlo. Il festeggiato è un po' ferito. Perché questo ragazzo tenta di rovinare la festa? La faccenda dei regali è già dimenticata. È ora di restare soli con l'ospite d'onore e avere una conversazione a cuore aperto. Cos'è questo, ipnosi da vampiro leggendario? Non funziona così, la vittima dovrebbe essere più vicina. Vas, volo, saltare. I piedi di Tony iniziano a ballare. Questo è divertente. Sei un grande ballerino, Tony. Padre, fermati, basta, liberalo dal tuo incantesimo. L'ospite improvvisamente decide che c'è dell'aglio per te. Questo ragazzo ama l'aglio, a differenza dei suoi ospiti. Le cose sono sempre più imbarazzanti. Sì, Tony, non è così che ci si comporta. Controlliamo le bistecche. A che temperatura vuoi la bistecca? Tony non è super esperto quando si tratta di bistecche. Che ne dici di al sangue? Quasi cruda? Danni un pezzo anche a me. Sanguinolenta. Jenny è così affamata che potrebbe morire.
E Tony invece mangerà solo un po' di lattuga. Ehi, fa bene! Devo dare una pulita qui dentro. Perché Tony sta arrivando. Ora finalmente possiamo stare un po' da soli. Freccette con i cacciatori di mostri. Questo è strano. E questo cos'è? Il suo diario. Interessante. Molto interessante. Che stai facendo? Scusa tesoro, non ho resistito. Meno male che non ha notato che il diario è scritto con il sangue. L'amore di Tony per Jenna durerà per sempre. A differenza del suo ex. Non preoccuparti, è solo uno scherzetto. E questa cenere, anche questa è uno scherzo? Jenny ha uno strano senso dell'umorismo, ma è questo che la rende speciale? Mostrare vecchie foto al tuo nuovo ragazzo è davvero dolce. Vuoi guardare delle foto della mia vita normale? Guarda, faccio quello che fanno tutte le persone comuni. Anche Tony ha qualcosa da mostrarle. Wow, è davvero luminoso! Perché qualcuno dovrebbe tenere la luminosità così alta? Dopo aver passato un po' di tempo da soli, è il momento di riunirsi agli altri. C'è della salsa? Certo, lo chiederò a mio padre. È il momento di chiamare il cameriere. Che è? Un ragno gigante? Tony non è abituato ad animali domestici come questo, ma il ragno gli ha portato la salsa che aveva chiesto. Chi è un bravo ragnetto? Il mio dolce pipistrello. Ed ecco un po' di marmellata. Rilassati, tesoro. Mr. Fuzzy è totalmente innocuo. Basta fare l'abitudine ai ragni giganti, vero Tony? Gli ospiti hanno mangiato abbastanza. Oh, devo allentare la cintura. Ma se non hai più buchi, i denti del vampiro sono ottimi perforatori. Così va meglio. Ehi, Tony, mostrami i tuoi muscoli. Vuoi combattere, vecchio? Sfida accettata. È così forte. Quasi disumanamente forte. Vitor non è nemmeno un po' stanco, ma Jenny aiuterà sempre il suo ragazzo. Sì, Tony ha vinto! Ti è piaciuto il nuovo video? Allora controlla Trum Trum Trick per altre pazze storie!